Ciao ragazzi, di nuovo insieme, bentornati. Voglio rispondere oggi al nostro amico Alessandro, che sotto a un video mi ha, fortunatamente, me ne stanno arrivando tantissimi, sono contento come una Pasqua, anche se siamo a Natale. Mi stanno arrivando tantissime richieste di lezioni e approfondimenti e io sono felicissimo. Oggi tocca Alessandro che mi chiede, vediamo se ritrovo la domanda, più o meno. Il discorso ghost, stacca lo staccato, pause. Allora, Alessandro, mi rivolgo a Alessandro, mi rivolgo a tutti. Sulle ghost, io ho fatto già qualche lezione, che trovate ad esempio questo link, però posso fare un piccolissimo riassunto di come io mi sono approcciato allo studio di questa tecnica e poi all'inserimento appunto di questi, chiamiamoli, abbellimenti di questo modo di suonare nei miei groove e anche nei miei accompagnamenti, diciamo un po' in tutti i generi, anche se a volte esagero un po', perché mi è entrato proprio, siccome a me piacciono molto le ghost, è entrato proprio nel mio, diciamo, alfabeto musicale, nel mio repertorio, diciamo, musicale. E inserisco questa tecnica un po' ovunque, ma bisogna andarci cauti perché a volte, diciamo, un brano molto pop, le ghost, spesso non è che siano proprio indicate. Detto questo, io ho studiato, innanzitutto, mi sono, dedicato alla mia mano destra. Cosa intendo? Se ora mi venisse chiesto di fare un groove utilizzando le ghost e utilizzando, diciamo, la tecnica della mano destra che utilizzavo anni fa quando suonavo soprattutto il precision, quindi con la mano sul pickup, diciamo, al manico o comunque in stile precision, col pollice ancorato sul pickup. Se mi venisse chiesto di fare un groove utilizzando le ghost, sarei un po' più impacciato. Quindi io la prima cosa che feci quando mi volevo, diciamo, specializzare, tra molte virgolette, sulle ghost, è stato quello di trovarmi una posizione e una tecnica, che mi facesse sentire completamente rilassato, completamente, in feeling con lo strumento. Quindi io, da grande amante di Jaco, ovviamente, non voglio tornare sempre a lui, ma d'altronde, quando si parla di staccato, di ghost, il primo che mi viene in mente è lui. Ovviamente no, ce ne sono tantissimi. Però cercai di capire come mai il suo staccato, le sue ghost erano così precise, limpide, e i suoi groove erano costruiti, tantissimi suoi groove erano costruiti proprio con l'utilizzo delle ghost e dello staccato, quindi volevo capire un po' qual era la sua tecnica. E come ho già spiegato in altre occasioni, praticamente la mia tecnica attuale che utilizzo di più è proprio quella della mano sul pickup al ponte, mano destra sul pickup al ponte, pizzico con le due dita, io uso esclusivamente indice e medio, quindi primo e secondo dito, diciamo così. Quando suono il mio pollice ben ancorato sul pickup, quando suono le altre corde, il mio pollice scende sul mi. Questo mi permette innanzitutto di essere più rilassato perché ho meno movimento, diciamo, da fare, sono più, diciamo, vicino, diciamo così, e mi permette anche di evitare risonanze dovute a movimento della corda, vibrazione della corda, diciamo, senza volere, insomma. Quindi, quando io suono mi faccio questo. Quando suono le altre corde posso scendere, ma non sempre, anche sul La quando suono il Sol, però tendenzialmente io sto molto sul Mi.
queste due dita, anulare e minio, che anni fa io non consideravo nemmeno, me le volevo tagliare, da quanto erano inutili, ho capito che invece, soprattutto per queste tecniche, sono molto utili. Scusate, ho allontanato il microfono. Perché quando io cambio, diciamo, corda, faccio salti di corda, queste due dita le utilizzo per fermare, un po' come ho detto ora per il pollice, le utilizzo innanzitutto per ancorarmi meglio alle corde, quindi avere anche più forza, diciamo, su indice e medio, ma le utilizzo soprattutto per fermare le corde che non sto suonando. Quindi quando suono il sol, diciamo che tendenzialmente l'anulare mi ferma il re e il mignolo mi ferma il la e il pollice il mi. Molto difficile da spiegare, molto facile da capire, nel senso quando avete lo strumento sotto mano e ci fate attenzione, dopo un po' viene automatico. Io ad esempio ora non riuscirei nemmeno concentrandomi a non utilizzare queste due dita. È proprio diventato parte della mia tecnica, diciamo, principale. Detto questo, le ghost, io sono sempre partito dal semplice, come tutte le cose, quindi ad esempio una nota, mi, ottavi, metronomo, qui torno anche al discorso della lettura ritmica, fondamentale, con i libri che ho consigliato l'altra volta, lettura ritmica dovrebbe essere della Lizard, Reading, si dice, a livello base, vi metto il link, insomma, anche i titoli, non mi ricordo. Fondamentali questi libri, fondamentale la lettura ritmica, e quindi, dicevo, ottavi, ad esempio, e poi inserimento delle ghost, quindi, ad esempio, un ottavo, una ghost, lentamente. Un ottavo e tre ghost. Qui potete veramente, ragazzi, fare una lista di esercizi inventati, poi salire di difficoltà, di velocità, eccetera. Ad esempio, vi faccio qualche esempio al volo, le scale cromatiche. Insomma, schemi che si ripetono, inserendo pause, inserendo ghost, eccetera. Lo staccato è proprio un modo di suonare, si può scrivere, è vero, si mette il puntino sopra la nota e si sa che quella nota deve essere suonata diversamente dalla nota senza puntino. Questo è vero, però io lo sento più come proprio un modo di suonare a se stesso, qui, a sé stante, come lo swing. Lo swing è difficile da spiegare a voce, è proprio un modo di suonare totalmente diverso dal non swing, insomma, lo shuffle, eccetera. Questo, lo stesso, lo staccato. Ci sono tanti tipi di staccato. Ad esempio, ognuno interpreta le note col puntino a modo suo. Diciamo, le stoppa più o meno a seconda del gusto, a seconda di quello che sta suonando. Comunque, in linea di massima, gli esercizi che io ho fatto per sviluppare non un ottimo, un buon staccato, l'ascolto prima di tutto. Vi faccio qualche esempio. Parte Giacomo, che diciamo è re dello staccato e dei sedicesimi. Ma per esempio, Alain Caron, conoscete? Ascoltate il brano Pac-Man, come cavolo si dice.
praticamente sembra di sentire un Giacomo in versione più recente, un brano bellissimo, uno che mi viene in mente, ma ce ne sono tantissimi bassisti che fanno un uso molto vasto dello staccato, quindi magari vi metto una lista per l'ascolto. Quindi l'ascolto, gli esercizi, quindi capire innanzitutto la differenza tra una nota, diciamo, normale e una nota staccata, quindi gli ottavi ad esempio, rimaniamo in Mi. Sentite, posso quasi accennare la nota, quasi un, diciamo, un sedicesimo con la pausa da quanto le posso staccare. Poi si parte con scale, arpeggi, eccetera. Diciamo che io vi posso dare dei suggerimenti, però poi si può inventare talmente tante cose che è inutile stare a fare ore e ore di spiegazione. Questo esercizio si fa così, perché io in realtà mi vengono lì per lì, quindi non mi ricordo nemmeno io quello che ho scritto nei libri, eccetera. Vi voglio far vedere un paio di esempi, poi mi fermo. Ad esempio, fare esempi, ad esempio, un esercizio che ho preso dal mio libro, io mi faccio un po' di pubblicità ogni tanto, Jacob Astorius, Complete Study, Studi, Study, ancora non ho capito come si dice e l'ho scritto io, esercizio numero non lo so, comunque, quando si parla di cliché, nel capitolo dei cliché di Jacob, il groove fa così, Si bemolle, settima, diciamo un po' a De Chico in maniera questa. Il groove con appunto sedicesimi, ghost e staccato fa così lentamente. Se io lo facessi senza l'utilizzo di questi abbellimenti, le pause, le ghost e lo staccato, vedrebbe. Invece può sembrare forse più o meno uguale, ma vi assicuro che quando c'è una batteria, quando c'è un'armonia sotto, questi elementi fanno la differenza. Quindi quando, ad esempio, scrivete un groove, componete un groove, provate prima a farlo semplice, come può essere. Poi inserite le ghost o lo staccato. Vi metto un attimo la base. Senza staccato e senza pause. Seconda. Altro consiglio è quello di tenere ad esempio una base di batteria così e provare a suonare qualcosa inserendo piano piano note staccate, ghost, pause di sedicesimi. Thank you.
Allora, questo è diventato un po' il mio modo di suonare funk soprattutto, ma come dicevo prima, non solo. Io utilizzo queste tecniche un po' ovunque. Come dico sempre, poi posso piacere, posso non piacere, posso sembrare fuori contesto. Però d'altronde fa parte del mio modo di esprimermi, quindi questo è. Ragazzi, mi fermo qui anche perché sono andato molto lungo. Trovate come sempre PDF, la base del groove di batteria allegati qui sotto. E vi invito, come ha fatto Alessandro, che spero per ora di aver accontentato, ci saranno poi altre lezioni dedicate. Vi invito a fare come lui, ovvero scrivermi quello che vi interessa approfondire. Ci vediamo al prossimo video.